Siamo con il sindaco di Carovigno Carmine Brandi per parlare di una problematica annosa in questo territorio che fortunatamente sta per essere risolta. Parliamo della depurazione delle acque in una realtà turistica, quale quella di Carovigno e di tutta la costa in generale. Capite quale importanza abbia anche dal punto di vista pratico per gli autoctoni questa problematica. Che cosa accadrà a giorni, sindaco? Accadrà che stiamo mantenendo un impegno che abbiamo preso in campagna elettorale, che con la caparbietà e con la perseveranza che abbiamo avuto nel seguire i lavori, nel, nel seguire il cronoprogramma che uh, era venuto fuori dalle conferenze di servizi che abbiamo fatto qualche mese fa, con la caparbietà. Mia, dell'assessore all'ambiente, dell'assessore all'urbanistica, ai lavori pubblici, ma di tutta la squadra, diciamo che forse riusciamo a vedere la luce lontano dalla, da, da, dal tunnel. Insomma, si riesce a vedere la luce nel senso che il cronoprogramma, seppur con difficoltà, eh, si sta rispettando, ci sarà un piccolo slittamento, però mi sento di poter dire che sulla base di un sopralluogo ed un collaudo congiunto fatto da eh, Regione Puglia e dall'acquedotto pugliese fatto ieri, abbiamo fatto delle, delle prove, eh, mi sento di poter rassicurare la popolazione di Carovigno, i cittadini di Carovigno, che finalmente siamo arrivati alla fine. Mi sento di poter dire che il famoso impianto di depurazione che serviva San Michele, San Vito e paradossalmente ancora Caruigno non era servito, sicuramente riusciremo ad allacciarci. È cosa di fondamentale importanza? Assieme a questa opera eh, ci dà anche impulso il fatto delle trincee drenanti che entro il 15 di giugno saranno completate e sarà fatta anche una vasca sempre all'interno dell'impianto di depurazione: una vasca di equalizzazione che eh, porterà a farci pensare che si stia lavorando in un, un campo un po' più vasto, che ci consente infatti di poter collegare da subito Carovigno e non solo. Perché? Perché eh, contiamo sicuramente per l'anno prossimo? Non voglio sbilanciarmi, ma eh, manca praticamente una cabina elettrica che deve mettere a disposizione eh, l'ENel per consentire da subito, eh, non appena questi lavori vengono fatti, di collettare la marina di Specchiolla e di Pantanaggianni. Eh, la cabina servirà alle pompe di sollevamento che porteranno i reflui. Eh, su all'impianto di depurazione. Capite bene, cari cittadini, eh, quali potrebbero essere i vantaggi eh, che eh, la costa eh, possa avere rispetto a questo. È una cosa che noi ci teniamo tantissimo. Noi abbiamo avuto la bandiera blu eh, e voglio ribadire che non è un punto di arrivo, ma per noi è un punto di, di partenza. È proprio. Partendo ci rendiamo conto che bisogna fare determinati interventi e ce la stiamo mettendo tutta, sono convinto che riusciremo a raggiungere l'obiettivo. Ti sento particolarmente cauto e moderato, forse nemmeno tu credevi di arrivare alla conclusione di questa problematica, tutti stanchi per quello che è successo negli anni, forse è questo che non ti porta magari ad esprimere l'orgoglio per questo successo importante. Io sono una persona molto pacata, in politica poi ho imparato che le cose le devo vedere, le devo toccare con mano per dare la certezza ai cittadini, proprio forma mentis, io non faccio proclami ma sono abituato a ragionare con i fatti. Devo dire che oggi forse mi sono anche un po' sbilanciato ma posso dire con cognizione di causa che veramente adesso siamo vicini, ad un passo dalla soluzione della, del, del problema e devo dire questa cosa anche questa cosa mi inorgoglisce tanto, considerato il fatto che di impianto di depurazione a Carovigno si parla di, da 40 anni.